vuole un po' d'acqua. Allora, buongiorno, buongiorno a voi tutti, grazie di essere qua. Ci troviamo al Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale, l'edizione annuale del 2021. E, appunto, buongiorno a chi ci sta vedendo e ascoltando in piattaforma streaming, ai relatori qui presenti e a quelli in collegamento video. Sono Massimiliano Pontillo, il direttore di Eco in Città, che è una guida e un web magazine quotidiano sulla sostenibilità urbana. In questo breve, ma speriamo interessante, incontro in cui parleremo di economia circolare, appunto, come driver di cambiamento, lo faremo con alcuni protagonisti. E ve li presento velocemente prima di dargli la parola. Allora, abbiamo Maurizio Fusato, amministratore delegato di Presider, gruppo Feralpi. Antonio Iaia, che è in collegamento da remoto, che è Sustainability Innovation Manager di ABS. Scusate. Roccandrea Iascone, direttore della comunicazione e delle relazioni esterne di Ricrea, Costanza Levera, responsabile marketing e comunicazione di Mare Aperto Foods, e terminiamo con Laura Miotto, marketing e communication manager di Verallia Italia. Allora, mi dicono dalla regia che possiamo toglierci la mascherina. Ecco, meno male, così diciamo abbiamo un volto un po' più umano tutti quanti. Allora, faccio una piccola introduzione prima di passare la parola ai nostri relatori. La transizione verso un'economia circolare, che è un processo già in atto da qualche anno, diciamo con vari stop and go purtroppo, sta portando però a una profonda revisione di quelli che sono i modelli di produzione, di distribuzione, di consumo, e viene valorizzato principalmente il principio dell'efficienza. Non solo per quanto riguarda le scelte energetiche, ma anche nell'uso razionale di tutte le risorse durante le varie fasi del ciclo produttivo. E l'economia circolare non gira da sé, però. Tutti la stiamo invocando, tutti la invocano, ma serve una vera strategia nazionale alle spalle, con una politica industriale ancora più incisiva, direi, a supporto, e con una dotazione impiantistica necessaria su tutto il territorio nazionale, altrimenti gli unici a girare poi saranno i rifiuti in cerca di una destinazione legale quando va bene, per essere dove essere smaltiti. E dunque, in questo senso, è necessario un cambio di passo, ma soprattutto un'azione sistemica. Allora, io passerei subito la parola al primo dei nostri ospiti e vado in ordine alfabetico. E Maurizio Fusato, appunto, amministratore delegato di Presider, gruppo Feralpi. Allora, io direi di cominciare una breve descrizione, qualche minuto. Vi ricordo che faremo due giri, avete 15 minuti in tutto. Gruppo Feralpi, che è tra i principali produttori siderurgici in Europa. E poi, se ci fa qualche esempio di progetto di economia circolare,
che avete implementato in azienda. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io direi di partire magari con un video che vi fa fare un velocissimo viaggio in un'acciaieria che, per chi non ha avuto l'occasione di vederla, è sempre interessante. Ecco, per cui prego la regia di far partire il video iniziale. Bene, questo era giusto un assaggio, ecco, di quello che c'è all'interno dell'acciaieria. Come sapete, come potete aver visto, un'acciaieria è comunque un ambiente in cui si è consumi di energia, i consumi di materia, è tutto grande, noi produciamo solo Alonato, che è il sito principale in Italia, ma poi il gruppo Feralpi è un gruppo industriale che ha una grossa acciaieria anche in Germania, poi altre realtà sia in Italia che all'estero. Solo Alonato produciamo quasi 1,5 milioni di tonnellate d'acciaio all'anno, quindi vuol dire 4.000 tonnellate al giorno, e tutto i consumi elettrici sono enormi. E diciamo, cosa c'è da dire? Che un'acciaieria come la nostra, che è un'acciaieria da forno elettrico, noi siamo circolari un po' da quando siamo nati, nel senso che la nostra materia prima è rottame, quindi noi in Italia siamo bravissimi a recuperare, siamo sicuramente tra i migliori in Europa e nel mondo nell'attività di recupero e di riciclo. Nel 68 è nata la Feralpi, ma prima c'erano anche altre acciaierie, e noi lavoriamo da sempre con il rottame. Più del 93% del materiale che c'è nel nostro prodotto finito deriva quindi da un qualcosa che qualcun altro ha scartato. Questo però non vuol dire che dobbiamo accontentarci di questo, perché comunque ci sono tanti altri consumi energetici, tanti altri consumi di altre materie prime, il carbone, la calce, i refrattari, ci sono, come dicevo prima, quantitativi molto importanti di materiale, e quindi nell'ambito dell'economia circolare è molto importante cercare di fare sempre dei passi avanti e di riuscire a essere circolari sia in ingresso, quindi tutte le materie prime che entrano, sia con tutti i rifiuti che invece produciamo, cercare di dargli una nuova vita anche all'esterno. Ecco, vi vorrei parlare di qualche progetto, ecco, per andare un po' al concreto, e quindi prego la regia di far partire qualche slide che ho preparato veloce. Lei, moderatore, mi interrompa quando vede che sto sforando il tempo. Ecco, come dicevo, il gruppo Feralpi nel complesso fa 2,5 milioni di tonnellate di acciaio. Qui ci sono un po' di numeri, ma non voglio, diciamo, annoiarvi. Avete capito che diciamo, comunque l'impatto, noi facciamo parte dell'industria che viene chiamata hard to abate, no? Dal punto di vista, ecco, della CO2, perché proprio è insito nel processo, è un insito un grosso consumo di energia, di materia e quindi anche di emissioni. Quindi sono sfide molto interessanti, molto difficili, ma anche molto importanti da fare, quella della sostenibilità.
il processo sinteticamente, appunto, vi dicevo, partiamo da materie prime che sono sostanzialmente rottame, ma anche altre materie prime, anche vergini, purtroppo consumiamo tanta energia, consumiamo acqua, produciamo molti rifiuti. In acciaieria produciamo delle billette che sono dei semi lavorati, dei parallelepipedi di acciaio che poi vanno in laminazione. I laminatoi sono altrettanto importanti impianti, perché anche qui abbiamo un consumo importante di energia per arrivare al prodotto finito, che è il tondo per cemento armato. Ecco, l'avete visto nel video, scusate non l'ho detto prima, il nostro core business è l'acciaio per le costruzioni. Qualche esempio di progetto di economia circolare degli ultimi 20 anni: il Greenstone. Cos'è? Questo si chiama scoria siderurgica, è sostanzialmente un sottoprodotto dell'attività di fusione. È come vedere la lava che si solidifica, sostanzialmente. È un materiale che fino a pochi anni fa veniva tutto portato in discarica, ancora oggi molte acciaierie mandano questo materiale in discarica. I problemi sono sempre le quantità. Noi ne produciamo solo a Lonato più di 100.000 tonnellate all'anno di questo materiale, e per fortuna abbiamo dal 2007, quindi non da ieri, fatto un progetto per cercare di dare una nuova vita a questo materiale, e oggi noi questo prodotto lo vendiamo, non mandiamo più un chilo in discarica, lo mandiamo per sottofondi stradali, viene utilizzato negli asfalti, viene utilizzato per fare calcestruzzi, viene utilizzato per fare quegli elementi che vedete lì, che sono, noi li chiamiamo Lego, no? Sono dei blocchi di cemento che hanno all'interno la scoria, che servono per fare delle separazioni nella logistica. Con questo progetto siamo oggi ad avere un nuovo, sostanzialmente una nuova linea di prodotto che esce dalla nostra acciaieria, e soprattutto abbiamo ridotto i costi di smaltimento di questo materiale in maniera enorme. Essere partiti per primi o tra i primi a fare questa cosa ci ha dato un grosso vantaggio competitivo, e qui vorrei, diciamo, iniziare ad accennare a quello che è la mia convinzione, insomma, più importante, che i progetti di economia circolare sul lungo periodo, magari sul breve no, ma sul lungo periodo danno un grosso vantaggio competitivo, oltre a dare, diciamo, un vantaggio all'ambiente, perché le materie prime costano sempre di più, lo stiamo vivendo in questi mesi in maniera incredibile, non solo l'energia, ma tutte le materie prime sono salite come costo, e lo smaltimento dei rifiuti costa sempre di più, riuscire a trovare dello spazio in discarica è sempre più costoso, giustamente, aggiungo io, se posso permettermi, e quindi riuscire a utilizzare materie prime che costano di meno o riciclarle al proprio interno e riuscire a dare una nuova vita ai rifiuti come questo consente alla fine un grosso vantaggio competitivo per l'azienda, e quindi di stare sul mercato e di vincere sugli altri. Un altro progetto, questo è un po' più tipico, diciamo, un po' il teleriscaldamento. Noi consumiamo tantissima energia, molta energia va nel processo per fondere l'acciaio, e quella non si può evitare, ma abbiamo anche tanta energia nei circuiti di raffreddamento che veniva sostanzialmente dispersa in atmosfera. Siamo partiti con un progetto di teleriscaldamento, recuperiamo una parte dell'energia di quest'acqua, e abbiamo fatto una rete di teleriscaldamento in collaborazione con un partner, in questo caso la Engie, per andare a scaldare non solo tutti gli edifici dello stabilimento, ma anche gli edifici del comune in cui siamo, a Lonato, che è un piccolo comune, ha una bassa densità abitativa, non sarebbe molto adatto al teleriscaldamento, ma insomma gli scaldiamo i palazzetti, la biblioteca, l'edificio comunale, la casa di riposo, eccetera. Un altro progetto importante è quello sui polimeri. Qui siamo stati i primi, devo dire, in Europa, insomma, a riuscire a portare avanti questo progetto. Noi usiamo il carbone all'interno del processo produttivo, carbone quindi derivante, è una fonte non rinnovabile. Abbiamo provato e siamo riusciti, dopo 3-4 anni di sperimentazioni, a sostituire il carbone vergine con dei polimeri che vengono prodotti partendo da plastiche di recupero. Quindi anche in questo caso è stata fondamentale una collaborazione con un'azienda che si chiama iBlu del gruppo Iren. Loro hanno degli impianti per cui hanno messo a punto il polimero che poteva andare bene noi ci siamo abbiamo fatto da cavia per molti test
molti anni. Oggi noi invece che usare il carbone, non l'abbiamo ancora sostituito tutto, ma insomma buona parte del carbone siamo riusciti a sostituirlo con questo polimero, che quindi evita l'utilizzo, il consumo di fonti fossili e riduce anche le emissioni di CO2, perché questo alla fine è un prodotto che comunque ha una prestazione sul processo migliore di quello del carbone vergine e ha un minor contenuto di carbonio e quindi ci consente di, anche in questo caso, di ridurre la CO2, ridurre i costi, perché questo è un materiale che ci costa molto di meno del carbone e ottenere prestazioni tecnologiche anche migliori. Va bene, vogliamo ritornare dopo? Direi di sì, grazie mille intanto. Benissimo, grazie a Maurizio Fusato. Allora, in collegamento dovrebbe esserci Antonio Iaia di ABS. Mi sentite? Sì. Ok, perfetto, eccoci. Buongiorno. Allora, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto anzitutto. È un piacere essere qui, anche se non di presenza, ma in remoto. Benissimo. Allora, Acciaierie Bertoli Safo è presente con due siti produttivi, sia in Italia che in Croazia. Esatto. Allora, ci vuole parlare del vostro posizionamento sulla sostenibilità, appunto, raccontandoci sì. Degli esempi, dei progetti sui tre pilastri principali, che sono appunto quello ambientale, quello economico e quello sociale. Esatto. Prego. Allora, io, se possibile, cercherei di sfruttare il tempo anche molto velocemente per fare una breve introduzione dell'azienda e del gruppo. Scusate, ditemi se vedete. Riuscite a vedere? Sì, sì. Perfetto. Dunque, allora, breve introduzione dell'azienda. Acciaierie Bertoli Safo, ABS, è un'azienda del gruppo Danieli, è un'azienda che è un gruppo multinazionale leader nell'ingegneria e nella produzione di impianti siderurgici e per la produzione di metalli in generale. ABS, come si può vedere da questa slide, è l'anima steelmaking del gruppo, quindi è l'azienda all'interno del gruppo che produce acciaio. Quest'anno nel solo sito di Carniaco, in provincia di Udine, sono state fuse circa 1.200.000 tonnellate, quindi, come diceva il collega prima, stiamo parlando di grandissimi. Le competenze siderurgiche di ABS sono maturate in una storia di oltre 200 anni e sono state supportate dalla forza tecnologica e da quella che noi chiamiamo innovation, quindi azione e innovazione, che contraddistinguono sostanzialmente tutto quanto il gruppo Danieli. Gruppo Danieli, che verso la fine degli anni Ottanta, ha rilevato le due aziende progenitrici che poi sono confluite in un'unica azienda denominata ABS. Comincia in questo momento un percorso fatto di cambiamento dei processi produttivi e di innovazione grazie all'installazione di impianti sempre più avanzati e grazie anche alla collaborazione con tutte quante le aziende che fanno parte del gruppo dell'anima Plant Maker. Fino ad arrivare all'ultimo anno, che ha visto nella sede di Carniaco l'installazione di uno degli impianti più avanzati al mondo, l'impianto di Vergella fatto a base di acciai speciali, che è il core business di ABS, la produzione di acciai speciali, più avanzato al mondo, quello che è stato definito Quality Wire Road 4.0. Come dicevamo, ABS ha due siti produttivi, uno in provincia di Udine e uno a Sisak in Croazia. In entrambi i casi le acciaierie sono acciaierie che producono da forno elettrico. Dopo vedremo perché ho messo in evidenza questa cosa. I mercati di riferimento sono ABS fornisce acciai speciali a performance tecnologiche, a settori quali l'automotive, il truck, il movimento terra, l'agricolo, veicoli industriali, meccanica di precisione, ma anche nel settore della power generation, eolico, oil and gas, nucleare. Possiede un centro di ricerca proprio a Metz, in Francia, e ha, come dicevo precedente, vari... Scusami, Antonio, ma non si sente tanto bene adesso. Allora, scusate un secondo, avevo perso un pezzo di microfono. Eccolo. Ok, sentite meglio adesso? Adesso perfetto, benissimo. Grazie. Benissimo, scusatemi. Quindi dicevo che... L'azienda ha un
un centro di ricerca proprio a Metz in Francia e varie sedi commerciali. Come si posiziona ABS rispetto alla sostenibilità? ABS ha da poco concluso le attività che l'hanno portata alla redazione e all'approvazione del suo primo bilancio di sostenibilità. Fino agli anni scorsi ha sempre partecipato alle dichiarazioni non finanziarie del gruppo Danieli, ma da quest'anno ha deciso di pubblicare la propria. Fondamentale questo perché con questo ABS ha voluto sottolineare e comunicare il valore generato in termini economici, sociali e ambientali dalla comunità. Ma soprattutto ha voluto mostrare l'impegno verso la sostenibilità che è un valore, è diventato valore intrinseco di ABS, driver, motore di cambiamento all'interno dell'azienda e declinato su tutti e tre gli assi principali, quindi la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale e ambientale. Con questa consapevolezza ABS ha progettato e ha sviluppato proprio il piano strategico e quindi di conseguenza anche gli investimenti in tecnologie, persone, processi e impianti in modo da radicate su e sostenuti da questi tre pilastri. Prima ho fatto un cenno al fatto che ABS fonde l'acciaio da forno elettrico, questa è una cosa importante. Come diceva il collega precedentemente, il nucleo della nostra produzione è il rottame ferroso. Noi partiamo dal forno elettrico riciclando sostanzialmente il rottame ferroso e producendo il metallo in maniera virtuosa direttamente da quello che potrebbe essere uno scarto, un rifiuto a tutti gli effetti. Fondamentale questa cosa perché va a combaciare sostanzialmente con il primo pilastro, quindi quello della sostenibilità ambientale. Riduzione degli sprechi, recupero di quello che sarebbe a tutti gli effetti un rifiuto e che diventa in maniera virtuosa un elemento chiave per fare in modo che l'acciaio, così come sottolineato dalla comunità europea, diventi uno degli elementi principali per l'economia circolare e soprattutto risulti essere materiale virtuoso e anzi addirittura sottovalutato da certi punti di vista per le sue capacità di recupero. Nel nostro caso noi produciamo acciaio con circa il 90% di rottame ferro. Fondamentale per andare a toccare gli altri due assi, i pilastri fondamentali della sostenibilità, dal nostro punto di vista è l'innovazione e la formazione, la cultura, gli investimenti in termini di sicurezza per andare a toccare tutto quanto quello che riguarda la parte di sostenibilità sociale. In questo caso, come dicevo prima, ABS è molto esposta dal punto di vista degli investimenti in innovazione. Esempio, l'ultimo impianto Vergella che ha al suo interno è stato progettato proprio per essere il meno impattante possibile sul territorio. Come descriveva precedentemente il collega, è fondamentale riuscire a recuperare tutto ciò che potrebbe essere scarto all'interno del territorio. L'energia termica non utilizzata e che potrebbe essere scartata, gettata verso l'ambiente esterno, verso l'atmosfera, si deve recuperare. Allo stesso tempo la CO2 generata può essere generata durante i nostri processi, può essere un elemento da recuperare. All'interno delle direttive principali della comunità europea e soprattutto per tutto ciò che riguarda la ricerca e sviluppo, la CO2, la captazione e il recupero della CO2, la sua trasformazione in altri elementi o in altre forme è fortemente sponsorizzata. Nel nostro caso, come nell'esempio di Feralpi, il calore generato all'interno dei forni che sono alla base della produzione dei nostri processi viene recuperato, in questo caso viene mandato attraverso un sistema di teleriscaldamento interno alle palazzine, a tutti gli edifici ausiliari per il riscaldamento durante i mesi freddi. C'è un progetto, stiamo mettendo in piedi un progetto di recupero dell'energia, di sua trasformazione per poter addirittura pensare di raffrescare le palazzine durante i mesi invece.
Ma all'interno di progetti di economia circolare in ambito sostenibilità economica, quindi dove possiamo addirittura pensare di creare nuove linee di prodotto, c'è questo progetto pilota che abbiamo lanciato da non molto, che prevede di recuperare i cascami di energia termica e la CO2 prodotta, dicevo prima, durante i nostri processi, per allevare, far crescere microalghe, in questo caso microalghe spirulina, per poi trasformarle in prodotti di tipo diverso che possono andare per esempio nel campo della nutraceutica o della medicina medicinale. Infine, come dicevo, l'ultimo pilastro fondamentale è quello della sostenibilità sociale. Siamo molto esposti dal punto di vista della formazione interna, della sicurezza per rendere il lavoro più facile e agevole ai colleghi, ma allo stesso tempo ci rivolgiamo all'esterno e come dai target 212 dell'agenda ONU, fondamentale raggiungere la sicurezza alimentare e proporre un modello di consumo sostenibile. Nel nostro caso vediamo l'economia circolare anche come una possibile riduzione degli sprechi alimentari e in questo senso abbiamo attivato durante l'anno una collaborazione con la Pellegrini Alimentare S.p.A. e con l'Associazione Banco Alimentare Friuli Venezia Giulia per recuperare le eccedenze dei nostri servizi mensa e ridistribuirle alle associazioni italiane. Benissimo, allora grazie, poi torniamo da te tra qualche minuto. Adesso in collegamento dovrebbe esserci Roccandrea Iascone di Ricrea. Attendiamo. Mi sentite? Ecco, adesso sì. Buongiorno, buongiorno. E ciao, grazie, buongiorno. Grazie a te della possibilità. Grazie a te per aver, insomma, essere dei nostri, aver partecipato. Allora, Ricrea. Ricrea è il consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. È nato nel 1997 con il cosiddetto decreto Ronchi ed è uno dei sei consorzi di filiera del sistema CONAI. Allora, dottor Iascone, a che punto è la raccolta in Italia? Quali sono le stime per il 2021 e se ci può raccontare anche i vostri prossimi obiettivi? Prego. Certamente. Intanto, giusto per dare un rafforzamento a quello che appunto sta dicendo, in questa slide potete vedere quali sono gli imballaggi che il consorzio Ricrea ha il compito di assicurare al riciclo. Parliamo di imballaggi come possono essere le scatolette di tonno piuttosto che il barattolo del pomodoro, le scatole regalo dove si possono mettere i biscotti, le latte d'olio, i tappi corona, le bombolette spray, per arrivare poi ai grandi fratelli dei secchielli e dei fusti per vernice. Tutti imballaggi che una volta raccolti prima di tutto dai cittadini e poi presi dai gestori dei servizi di raccolta differenziata devono andare a finire per essere riciclati in acciaieria, proprio quelle acciaierie che abbiamo visto nei precedenti interventi, perché là è il cuore della rinascita e il riciclo di questi imballaggi, perché una volta trattati possono tornare in acciaieria per essere fusi assieme agli altri tipologie di rottami per tornare a nuova vita. Tutto questo è possibile grazie a un lavoro di squadra dove certamente Ricrea fa il suo lavoro, che è quello appunto di assicurare che arrivino al riciclo, ma se non ci fossero i cittadini che fanno la raccolta differenziata, non ci fossero i comuni che fanno le politiche di come devono essere conferiti nei loro comuni e gestita la raccolta e soprattutto il braccio operativo dei gestori, delle municipalità
specializzate che fanno questo lavoro, e poi infine le acciaierie. Tutta questa, ottimo esempio di economia circolare non potrebbe esistere. Allora, facciamo un po', riprendendo appunto la domanda che mi è stata posta, un po' il punto. Quest'anno, ma anche negli anni scorsi, l'attività di riciclo, nonostante anche appunto il Covid negli ultimi anni, che ha portato a, come dire, complicare un po' quella che è l'attività del consorzio, siamo riusciti comunque ad assicurare 371.000 tonnellate di imballaggi in acciaio, che rispetto all'immesso consumo di 464.000 tonnellate fa sì che abbiamo, in termini percentuali, avviato un riciclo del 79,8% del totale. Questo è un grande risultato perché non solo già quest'anno abbiamo raggiunto e anche ampiamente superato l'obiettivo di legge delle direttive europee, che fissano al 70% il limite da raggiungere nel 2025, ma abbiamo quasi raggiunto anche l'obiettivo 2030, che è appunto il raggiungimento dell'80%. E questo si inquadra anche ad un tipo di risultato eccellente che il sistema generale CONAI Consorzi di Filiera ha raggiunto, perché sommando tutte le quantità raccolte dei vari materiali, dal vetro, la plastica, la carta, il legno, l'alluminio, il termine è stato di una raccolta di che ha superato i 9 milioni e mezzo di tonnellate di imballaggi riciclati. E in questo comunque sta a significare che il sistema CONAI Consorzi, e poi ogni consorzio per quello che deve fare, è un sistema che viene preso a riferimento non solo in Europa ma anche a livello mondiale per le sue, poi per i risultati che riesce ad ottenere. Tra l'altro, in questa slide, giusto per far capire qual è il circolo che viene attivato, lo si può prendere da qualsiasi tipo di punto, ma se appunto parliamo già dall'utilizzo e dal consumo degli imballaggi in acciaio, è chiaro che il percorso che fanno questi imballaggi sono quello prima di arrivare ad una raccolta, e quindi poi entra in campo il gestore della raccolta, che nel comune poi fa questo tipo di raccolta. Noi veniamo raccolti di solito sempre con l'alluminio, quindi come metalli, e poi possiamo essere raccolti assieme alla plastica o al vetro. Questo lo decide il gestore a seconda dell'impianto dove deve andare per essere separato. La facilità poi di separazione nostra sta nel fatto che, essendo materiale dove all'interno c'è del minerale di ferro, per noi essere separati basta un nastro magnetico o un elettrocalamita, che fa sì che questi imballaggi in acciaio vengano separati, vengono poi comunque opportunamente lavorati e ridotti di volume per andare a finire in acciaieria. Tra l'altro, in tutta la famiglia del rottame, l'imballaggio in acciaio, proprio perché di pezzatura molto molto piccola, è molto utile alle acciaierie, perché va a riempire nelle siliere quei buchi d'aria che ci sarebbero quando vengono introdotti le grosse taglie di rottame, e quindi fanno sì che un carico per andare a fusione sia pieno grazie a questo tipo di pezzatura di nostro rottame. E gli sbocchi sono quelli appunto che sono stati anche elencati dai colleghi prima delle due acciaierie: tondino per cemento armato e travi, materiale da ferramenta e quant'altro.
Direi che quello che posso magari in questo primo giro concludere è così uno sguardo agli obiettivi futuri, che per quanto ci riguarda ci piacerebbe non avere più in Italia una situazione di raccolta a macchia di leopardo, cioè voglio dire ci sono in Italia dei comuni, delle eccellenze nella raccolta, che non è tanto un discorso nord, sud, centro, ci sono delle eccellenze al nord come delle pecore nere al nord, così come nel sud delle eccellenze e anche dei luoghi dove la raccolta è ancora indietro. Tanto per fare un esempio, chiaramente nel nord il nord-est è una locomotiva che viaggia a 1000 all'ora, per esempio la Liguria invece, in Liguria c'è ancora molto da lavorare per quanto riguarda la raccolta, e così anche nel sud, accanto a eccellenze come nel sud e isole, direi eccellenze come la Sardegna piuttosto che la Puglia o grandi parti di comuni della Campania, ci sono delle regioni che devono ancora lavorare molto come la Calabria o la Sicilia stessa. E questo mi porta al secondo punto, che è su quello che è il nostro obiettivo, quello di cercare, e qui è più che altro una preghiera, magari adesso con il Ministero della Transizione Ecologica si potrà avere una spinta, quello di avere molti più impianti che possano trattare sia la separazione dei materiali sia la preparazione di questi alle acciaierie. Questo eviterebbe dei grossi spostamenti che tuttora ci sono di materiali che devono andare da un impianto all'altro per poter essere lavorati, un'economia di scala molto più performante, e quindi la nostra preghiera è quella di avere più impianti che possano lavorare sia la separazione che il trattamento dei nostri imballaggi. E l'ultima cosa, quella magari in più che potrebbe essere molto più d'aiuto ai cittadini, quella di avere finalmente un'uniformità nei codici colori dei cassonetti della raccolta. In Italia la situazione è tale per cui, passando un confine da un comune all'altro, il colore può cambiare, quindi in alcuni casi il nostro colore del multileggero, quindi plastica, acciaio, alluminio, è giallo, in altri comuni può essere verde. E questo non è tanto una piccolezza, se si tiene conto che data la vocazione turistica italiana, molte volte nelle seconde case un cittadino che magari da Milano viene in Liguria o va da un'altra parte può trovare confusione nel tipo di raccolta che deve fare. I cittadini ormai hanno nelle loro corde il fatto di fare la raccolta differenziata e di comunque non è tanto un problema di convincimento a farla, è un rafforzamento piuttosto nel dargli degli strumenti più semplici e magari fargli anche capire quali sono i vantaggi che ottiene da questo tipo di attività. Ecco, io direi che come prima parte possiamo approfondire nella seconda gli aspetti della comunicazione, della sensibilizzazione. Benissimo. Sì, diciamo che anche sulla questione dei colori è sempre un problema culturale, no? In Italia la difficoltà un po' di fare sistema. E insomma, speriamo che anche da questo punto di vista in futuro possano migliorare le cose per dare, diciamo, un po' più di uniformità al tutto. Allora, torniamo adesso in studio e passo la parola al nostro prossimo ospite, che è Costanza Levera, responsabile marketing e comunicazione di Mare Aperto Foods, che è tra i leader in Italia nel settore del pesce conservato e appartiene al gruppo spagnolo Gealza, giusto? Giusto. Allora, un'introduzione sull'azienda e poi parliamo del fiore all'occhiello,
della vostra politica di sostenibilità, appunto l'economia circolare. Prego. Buongiorno a tutti. Cambiamo decisamente prodotto, perché parliamo di un prodotto alimentare che è nel 95% delle dispense delle famiglie italiane, e però non esisterebbe se non esistessero le aziende che mi hanno preceduto oggi, perché come lo conosciamo appunto questo prodotto esiste nella classica scatoletta di banda stagnata alluminio. Quindi un prodotto alimentare che si presta molto bene a parlare di economia circolare, perché vedremo che il tonno, non, magari non tutti lo sanno, ma può essere utilizzato interamente, cioè del tonno volendo non si butta via nulla. Noi esistiamo dal 2015 come azienda italiana Mare Aperto Foods, abbiamo però una solida storia alle spalle che viene dalla nostra casa madre, appunto Realza, con sede in Spagna, dove è la nostra produzione, e grazie proprio a questo possiamo contare su un know-how e degli investimenti che risalgono addirittura agli anni 60 in sostenibilità ed economia circolare. E io farei partire un attimo un video che sintetizza il percorso che facciamo e come intendiamo la sostenibilità, e poi vi racconto qualche dettaglio. Prego regia, se possibile. Grazie. Dicono di noi che siamo esperti in conserve ittiche. Ma noi sappiamo che facciamo anche tutto il possibile per conservare intatto quello che non entra nella lattina. Sappiamo, e lo sai anche tu, che la qualità non deve riguardare solo i prodotti, ma anche tutto ciò che ci circonda. Il nostro impegno si rivolge non solo ai nostri clienti e consumatori, ma anche a tutta la società e in particolare a chi ha più bisogno di noi. Ecco perché quando parliamo di rispetto per questo settore, parliamo anche di rispetto per tutte le persone che vi partecipano. E quando pensiamo ai 60 anni di storia dietro alla nostra azienda, pensiamo anche a tutti gli anni che abbiamo davanti e a come vogliamo che sia il mondo in cui vivremo. Alcuni diranno che non si può fare, ma non credi anche tu che valga la pena provarci? Adesso anche tu sai come la pensiamo. We See. Arriviamo ancora più lontano, insieme. We See è appunto il nostro programma di CSR che consta di 5 punti. Ovviamente il primo è la pesca e acquisto responsabile della materia prima, perché quando si fa un lavoro come il nostro la prima preoccupazione è quella rispetto alla sostenibilità della materia prima, in questo caso, il nostro caso, il tonno. E l'acquisto ovviamente responsabile verso le persone che lavorano lungo tutta la filiera e non solo verso il tonno che viene pescato. Dopodiché ovviamente il secondo pilastro riguarda la qualità e la politica di sicurezza. Poi abbiamo un terzo pilastro fondamentale che riguarda l'energia rinnovabile e la protezione dell'ambiente. Noi possediamo e partecipiamo in impianti di energia rinnovabile, quindi abbiamo impianti eolici che sostengono tutta la nostra produzione di energia di cui abbiamo bisogno, e anzi ne viene prodotta in più, quindi riusciamo a compensare completamente l'emissione di CO2 nell'atmosfera. Il quarto pilastro è il pilastro essenziale sull'aspetto sociale della sostenibilità, quindi tutte le azioni che vengono fatte per
aiutare, diciamo, chi ha bisogno di sostegno in ambito alimentare e soprattutto, ma poi il sostegno delle comunità locali, chiaramente. E il quinto pilastro riguarda appunto gli investimenti in energia, in economia circolare. L'economia circolare è stata fin da subito un fiore all'occhiello dell'azienda, perché è stata integrata con un ecosistema di aziende, in realtà, che quindi riescono ad arrivare fino alla produzione di ingredienti, a partire dal tonno, dalla materia prima, ingredienti che poi vengono utilizzati da altre tipologie di settori, anche molto distanti. Dicevamo che del tonno non si butta via niente, pensiamo ovviamente che la parte, diciamo, più la parte di qualità e più pregiata del tonno va a finire nelle nostre lattine, che le scatolette di tonno che mangiamo tutti i giorni. Ma c'è una parte importante per noi che va a finire invece nel pet food, quindi nell'alimentazione per cani e gatti, che è della stessa qualità di quella utilizzata per il consumo umano, ma non viene destinata ad essa per motivi commerciali. Tutto questo forma il 50% più o meno del tonno che viene pescato. Poi c'è un altro circa 30% che viene utilizzato e trasformato da un'azienda che si chiama Conresa, che fa parte appunto della nostra ecosistema, e questa azienda produce quindi olio e farine di pesce. Olio e farine di pesce che poi finiscono nell'industria dell'acquacoltura, sostanzialmente. Poi c'è un altro 20%, e forse è il 20% più interessante, quello che ci aspettiamo un po' meno. Questo 20% viene lavorato da un'azienda che si chiama Valora Marine Ingredients e riguarda tutte quelle parti che di primo acchito ci sembrerebbero da scartare, quindi la pelle, le lische e perfino l'acqua di cottura. L'acqua di cottura, forse non tutti sanno come l'olio, per esempio, che viene utilizzato per le conserve, assorbe nutrienti. Quindi questi nutrienti, così come le lische o la pelle del pesce, possono, dalla pelle e dalla lisca del pesce, possono venire estratti, quindi con processi di bioraffineria, di selezione e concentrazione poi di questi elementi, estrazione selettiva, quindi sono tutti processi che poi possono portare a valorizzare ingredienti che poi vengono utilizzati addirittura per industrie come la cosmetica, perché dalle lische addirittura si può estrarre il collagene, per esempio, che noi utilizziamo, noi donne utilizziamo nelle creme. E questo è appunto un circolo virtuoso. Per esempio i fertilizzanti naturali a partire dalle lische, ci sono tantissimi impieghi interessanti che appunto fanno sì che l'economia circolare di un prodotto come questo possa veramente spaziare e avere delle ricadute molto virtuose su tutta una filiera che appunto noi abbiamo integrato al nostro interno come azienda. E questo è, diciamo, un pilastro per noi fondamentale, perché è quello su cui vogliamo anche investire per il futuro, quello che un po' ci differenzia, perché non si improvvisa, chiaramente è qualcosa su cui bisogna investire e avere un know-how molto importante. E l'economia circolare non si improvvisa, anche perché sono necessarie partnership importanti e una ricerca scientifica continua. Pensate che la metà delle persone lavorano su progetti in queste aziende, lavorano su progetti
futuri e non su l'attuale, quindi si investe molto nel futuro e pensiamo che appunto tutto questo possa aiutarci a confermare che il tonno può essere anche un piccolo gesto di acquisto, un alimento che quando lo andiamo ad acquistare non è indifferenziato come può sembrare, ma ha un valore che può diventare anche quello di un piccolo gesto di acquisto che ha una ricaduta anche sul pianeta, quindi nel nostro quotidiano. Dietro a quella piccola scatoletta di tonno c'è anche qualcosa di molto più grande e importante che possiamo fare ogni giorno. Benissimo, allora ritorniamo da te tra qualche minuto e passiamo la parola all'ultimo intervento del primo giro a Laura Miotto, che è Marketing e Communication Manager di Verallia Italia, che è un gruppo, una multinazionale. E prima di passarti la parola volevo dare soltanto qualche numero flash e poi chiaramente magari tu darai, diciamo, entrerai più nei dettagli dell'azienda. Allora, il gruppo Verallia ha 32 stabilimenti di produzione del vetro, 3 stabilimenti di decorazione, 8 centri per la lavorazione del rottame di vetro in 11 paesi, mi sembra, giusto? E ogni anno produce 16 miliardi di bottiglie e vasi di vetro che poi fornite a 10.000 aziende, a 10.000 vostri clienti, dai produttori locali ai grandi marchi internazionali. Allora, ci vuoi raccontare chi è Verallia e quali sono i pilastri della vostra strategia sulla sostenibilità? Prego. Volentieri. Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito. E ho qualche slide, se mi fate partire la presentazione. Perfetto, grazie. Dico due parole su Verallia, poi al prossimo giro invece vi faccio vedere un progetto secondo me molto interessante di economia circolare. E sì, Verallia è una delle aziende più grosse al mondo che produce imballaggi in vetro per il food and beverage, quindi da vasetti a bottiglie. Abbiamo quasi 200 anni di storia, quindi diciamo come il packaging in vetro per alimenti, quindi l'azienda esiste sostanzialmente da sempre. E hai già dato qualche numero, quindi non mi dilungo, sì, 16 miliardi di contenitori, ma questo lo dico solo per far capire un po' le dimensioni dell'azienda e anche l'impatto che comunque un'azienda così ha a livello produttivo sul territorio, o comunque sui territori in cui è inserita con i suoi siti produttivi. Vabbè, siamo il primo produttore in Europa, il secondo in Sud America e il terzo al mondo e abbiamo 10.000 clienti in tutto il mondo, cioè tutti i più grossi produttori di vino, di birra, di conserve alimentari, di acqua, di spirits, sono tutti clienti di Verallia, non in esclusiva, siamo diversi produttori al mondo, però è comunque un settore fatto da poche grandi aziende, quindi molto consapevoli e molto responsabili anche appunto dell'impatto che abbiamo a livello sociale e a livello ambientale. E vado oltre, dicevo, siamo un po' in tutto il mondo tranne nel Nord America, ma solo perché abbiamo venduto e ceduto i nostri stabilimenti qualche anno fa, perché eravamo anche in Nord America, e siamo presenti a 360 gradi in tutti i segmenti del food and beverage, quindi per esempio sui vini fermi siamo sostanzialmente leader di mercato, quindi diciamo che abbiamo il grosso dei clienti del vino e poi a seguire i vasetti e le bottiglie per il segmento del food, e poi le bevande non alcoliche, la birra, insomma come io vi ho detto siamo a 360 gradi un po' in tutti i settori del food and beverage.
E in Italia, non entro nel dettaglio di tutti i paesi perché non ha senso, in Italia abbiamo 6 stabilimenti produttivi e 3 centri di riciclo del vetro. Questo invece lo sottolineo perché è l'aspetto interessante della parte di sostenibilità, se non altro a livello produttivo, cioè nel senso che noi raccogliamo, acquistiamo quindi il vetro riciclato dalle municipalizzate, quindi noi, nei nostri centri di recupero del vetro arrivano proprio i camion con lo scarto e quindi il contenuto delle campane di vetro che noi raccogliamo e poi lavoriamo, quindi separiamo per colore il vetro chiaro dal vetro scuro e il vetro poi viene trattato, tritato e diventa di nuovo materia prima, cioè diventa sostanzialmente sabbia di vetro, come se fosse la sabbia che viene utilizzata, che viene comprata da noi dalle cave e utilizzata nel sistema produttivo. E quindi questo lo sottolineo perché noi diciamo che il vetro lo rifacciamo e lo ritrattiamo in casa, quindi è un ciclo chiuso il nostro, e anche perché il rottame di vetro ci permette di abbassare notevolmente le temperature di fusione del vetro stesso, perché noi abbiamo dei forni fusori che vanno a 1500 gradi, quindi abbiamo un materiale che è in sé molto virtuoso, perché da una bottiglia di vetro nasce infinite volte la stessa bottiglia di vetro, cioè si può usare fino potenzialmente al 100% del rottame di vetro, poi dipende dal colore che si produce, però si può riutilizzare praticamente tutta la bottiglia. Però abbiamo un processo produttivo che è impattante in termini di produzione di CO2, perché sono alti forni, quindi siamo di questo consapevoli. Adesso vi farò vedere a grandi linee, perché sono tanti gli assi, però chiaramente quello della riduzione della CO2 è uno degli assi principali della nostra politica di sostenibilità. E quindi lavoriamo il rottame e lo rimettiamo nei nostri forni fusori. Abbiamo anche una cava di materie prime, perché ovviamente la materia prima costa, ma in realtà ormai costa di più il rottame di vetro che non la silice, quindi sempre per quello che si diceva anche inizialmente dell'andamento delle materie prime, quindi ormai a noi costa di più acquistare il rottame delle municipalizzate, però lo facciamo perché comunque questo ha un impatto positivo e virtuoso sul sistema produttivo, e perché vuol dire comunque alimentare il riciclo del vetro. E vabbè, noi appunto trattiamo vetro e solo vetro, perché Verallia è un'azienda che produce solo packaging in vetro, quindi non produciamo PET, non produciamo alluminio, lavoriamo solo il vetro. E nel 2020 abbiamo un po' ripensato, lavorando con i nostri stakeholder, quindi con i nostri fornitori, con i nostri clienti, abbiamo fatto proprio un progetto a livello internazionale per ripensare la nostra politica di sostenibilità, da cui è uscito anche un obiettivo, quella che noi definiamo anche ragione d'essere o purpose in inglese, che è proprio ripensare il vetro per costruire un futuro sostenibile. Quindi tutto quello che si può fare con un contenitore in vetro, contenitore in vetro per alimenti, per costruire un futuro più sostenibile, quindi dalla produzione al riutilizzo del contenitore. 3 sono i pilastri della nostra politica di sostenibilità: migliorare, come dicevo, la circolarità degli imballaggi in vetro, ridurre in maniera significativa le nostre emissioni di CO2, quindi lavorare proprio sul sistema produttivo, e non ci dimentichiamo ovviamente dell'aspetto sociale, e quindi offrire un posto e un luogo di lavoro che sia sempre più sicuro e inclusivo. Non entro nel dettaglio, ma vi dico solo cosa significa, cioè qualche elemento in più dei 3 assi della nostra politica di CSR. Aumentare e consolidare la raccolta di rottame, quindi abbiamo degli obiettivi al 2025 o al 2030,
e aumentare la percentuale di utilizzo di rottame esterno di 10 punti percentuali nel nostro sistema produttivo. Cioè noi oggi produciamo mediamente con un 49% di vetro riciclato e portare questa media al 59% nel giro di 5 anni. Quando dico vetro riciclato, come dicevo prima, sono proprio le bottiglie che recuperiamo attraverso le campane di vetro. E per quanto riguarda invece la riduzione delle emissioni di CO2, qua l'obiettivo è molto sfidante, perché vorremmo ridurre del 27,5% le nostre emissioni, che per un sistema produttivo come il nostro è veramente tantissimo, entro il 2030. Quindi lavoriamo proprio sulle fabbriche, quindi tutto quello che si può fare per ridurre le emissioni di CO2. E lavoriamo ovviamente anche sul peso dei contenitori, anche se oggi non andrò nel dettaglio, perché ridurre il peso del contenitore è un po' il primo punto quando si parla di prodotto, cioè, però ridurre del 3% la media, quindi il peso medio di tutti i nostri contenitori, dai vasetti alle bottiglie, vi posso assicurare che anche questo è un obiettivo sfidante. E poi per compensare i nostri viaggi in auto, perché noi siamo un'azienda di persone che si spostano molto, pianteremo 100.000 alberi all'anno nei prossimi 10 anni in tutti i nostri siti, a ridosso diciamo di tutti i nostri siti produttivi, appunto per compensare le emissioni di CO2 delle nostre auto. E poi quando parliamo di offrire un luogo di lavoro sicuro e inclusivo, qua si parla sicuramente di aumentare la parità di genere. Siamo un'azienda comunque con una buona percentuale di personale femminile, ma nei nostri siti produttivi, siccome sono comunque alti forni, è un lavoro anche molto pesante fisicamente, posso dire che non ci sono ancora molte ragazze, molte donne, ci sono molte donne in area qualità a livello di siti produttivi, ma non sulle macchine. E quindi, però l'obiettivo è quello di aumentare del 15% la presenza femminile anche all'interno dei nostri stabilimenti, e aumentare anche la quota di persone con disabilità, quindi raddoppiarlo nei prossimi 5 anni dal 3 al 6%, e poi aumentare l'azionariato aziendale, ma questo perché noi siamo un'azienda quotata in borsa. Però diciamo che tutto quello che è il cuore produttivo dell'azienda, quindi i forni, e lì stiamo lavorando pesantemente per ridurre le emissioni di CO2, lavoriamo sul prodotto, ma lavoriamo anche molto sulla materia prima, quindi sul rottame di vetro. Vi faccio vedere poi al secondo giro invece un progetto di economia circolare della filiera corta, secondo me interessante. Bene, bene Laura, un'azienda diciamo dai grandi numeri, ma che cerca invece di avere un piccolo, sempre un minor impatto ambientale. E allora torniamo. Allora, abbiamo circa 25 minuti, dunque chiederei a tutti i nostri ospiti qui presenti e da remoto 5 minuti ciascuno, perché sennò appunto andiamo oltre i tempi. Allora, prima Maurizio Fusato, che ricordo amministratore delegato di Presider Gruppo Feralpi, ci ha fatto qualche esempio di progetto di economia circolare che avete implementato in azienda. Ecco, cosa avete imparato da questi progetti? Quali sono stati i fattori critici, e anche soprattutto enfatizzare quali sono stati quelli di successo? Sì, come diciamo accennavo un po' prima, io faccio sempre un po' questo esempio, no? 30 anni fa il tema ambientale nelle aziende era soprattutto limitare i danni, no? Quindi si mettevano i filtri ai camini, si evitava il rumore, si cercava di mettere i depuratori per l'acqua, quindi erano tutti interventi diciamo per ridurre giustamente l'impatto delle aziende. Questa fase non si può dire che è finita, perché insomma sappiamo che ci sono ancora tante aziende che non hanno adeguati, però io la do un po' per scontata, perché le normative ci sono da tanti anni,
e le aziende moderne come le nostre, insomma, devono puntare molto più avanti. Quindi quello lo do come una cosa scontata, raggiunta, e devo dire che i livelli di, diciamo, di emissione che sono consentiti dalle normative sono veramente ormai bassissimi, e andare oltre probabilmente non ha senso. Quelli però erano interventi da un certo punto di vista semplici, era un costo per l'azienda, ma erano, uno doveva mettere il filtro, chiamava un'azienda che fa filtri per i camini e metteva il filtro, doveva fare un depuratore, lo faceva. Quindi da un certo punto di vista per l'azienda era pesante perché era un costo, ma dall'altro lato erano, diciamo, scelte abbastanza semplici dal punto di vista tecnologico. Oggi i progetti di economia circolare invece ci mettono di fronte a delle sfide molto più complicate, a mio avviso, ma anche molto più interessanti. Sono interessanti perché, come vi dicevo prima, spesso dietro a un progetto di economia circolare c'è la soddisfazione di aver dato un contributo a rispettare l'ambiente e a fare un qualcosa di concreto. Ricordiamoci il monito di Greta, del bla bla bla, secondo me dobbiamo tenerlo in testa noi tutti per puntare a fare progetti concreti e dare essere incisivi, insomma, sull'ambiente. E dall'altro lato però spesso sono progetti che rendono l'azienda più competitiva. Oggi in maniera proprio evidente, a mio avviso, lo saranno sempre di più in futuro. Quindi questo dà anche, una volta, insomma, l'ufficio ambiente delle aziende era un po' il rompiscatole, no? Quello che diceva l'amministratore delegato, bisogna fare questa cosa perché sennò siamo fuori legge, bisogna mettere i filtri alle emissioni. Oggi invece la sostenibilità sappiamo che è strategica e non è uno slogan, è davvero strategica, cioè i board, i consigli di amministrazione delle aziende devono davvero vedere questo come uno dei punti fondamentali nella definizione della strategia. Molto bella la tabella, approfitto per fare i complimenti alla collega, perché anche solo avere degli obiettivi quantificati, chiari, già questo è un grosso passo avanti che tante aziende, vi assicuro, non hanno. Quindi darsi degli obiettivi, condividerli col board, far capire a tutta la struttura che deve allinearsi a questi obiettivi è un grossissimo passo avanti. E poi sui progetti c'è da lavorare tanto con la ricerca e sviluppo. Prima vi ho citato tre esempi di progetti, ma ne abbiamo fatti tanti altri. Anche noi stiamo studiando un po' il discorso della cattura dello CO2, però sono progetti complessi, sono progetti che richiedono attività di ricerca con l'università, sperimentazioni, fallimenti, durano magari 3, 4, 5 anni e richiedono spesso anche collaborazioni con aziende partner di settori diversi, quindi un po' la contaminazione anche tra i diversi settori. Quasi sempre noi progetti siamo riusciti a portarli avanti solo perché abbiamo trovato un partner esperto, tipo quello dei polimeri, c'era l'esperto che fa i polimeri, noi non saremmo assolutamente in grado. La scoria nera, abbiamo un partner che è esperto in questi materiali per l'utilizzo nelle costruzioni, quindi partner, e quindi fare rete con aziende anche di settori diversi. Fondamentale la ricerca e fondamentale anche però l'aiuto delle istituzioni, perché spesso soprattutto quando si vuole recuperare, dare una nuova vita ai rifiuti, purtroppo ancora in alcuni casi c'è un po' di diffidenza, perché il rifiuto classificato in un certo modo e destinato ad una discarica è un processo chiaro, dal punto di vista normativo è chiaro a tutti. Se uno inizia a dire no, questo rifiuto non lo mando più in discarica perché mi costa 200 euro tonnellata, ma voglio dargli una nuova vita sottoponendolo a questo processo, non sempre, ecco, viene visto come un qualcosa di virtuoso. La prudenza è giusta, è corretta, però spesso abbiamo dovuto anche, ecco, convincere le istituzioni che questo era un percorso che alla fine faceva bene all'ambiente. Quindi la parte normativa e la parte anche di allineamento di tutti quelli che sono gli enti di controllo soprattutto sul tema dei rifiuti è importante per riuscire a far andare avanti questi progetti. Bene, grazie Maurizio Fusato per essere stato nei tempi, sintesi perfetta, ma diciamo il quadro è abbastanza chiaro rispetto a quello che fate. Complimenti al gruppo Feralpi. Allora passiamo al secondo intervento di Antonio Iaia, di ABS. Vediamo se è in collegamento. Ecco, no. Eccoci. Ok,
Ok, perfetto, allora ricondivido lo schermo, scusa. Benissimo. Allora, prego, per allora 5 minuti per molto veloce, il tuo secondo molto veloce intervento sulle strategie e le azioni appunto sull'economia circolare. Ci racconterai un po' del recupero delle scorie, rifiuti, polveri, prego. Allora, è fondamentale, come ha già detto il collega Di Ferralti, è fondamentale per le nostre aziende poter intervenire dal punto di vista dell'economia circolare. In due modi: uno, diminuendo i costi, quindi i costi di tutti gli smaltimenti. Mi ha fatto sorridere il discorso relativo all'ufficio ambiente. L'ufficio ambiente è visto come il bacchettatore o comunque il distoppatore, che invece adesso si è trasformato in driver di cambiamento e portatore di iniziative, di possibilità. In ABS l'ufficio ambiente è stato inserito all'interno dell'area sostenibilità di innovazione, proprio perché deve essere, insieme all'energia, insieme all'ente dell'economia circolare, devono essere fautori di cambiamento, portatori di iniziative. In questo senso, per politica aziendale ABS è volta al recupero dei rifiuti, sia solidi che liquidi che energetici. Circa il 70%, più di 2/3 dei rifiuti prodotti vengono inviati al recupero. La scaglia, che è l'ossido che si forma durante i processi di produzione e di lavorazione dell'acciaio, viene recuperata sostanzialmente al 100%, diventa per circa il suo 60%, viene inviato al recupero sotto forma di oggetti che diventeranno poi contrappesi nel settore dell'elettrodomestico. Negli ultimi, giusto per dare un dato, negli ultimi 2 anni circa 350.000 lavatrici sono state realizzate con contrappesi prodotti grazie al riutilizzo delle scaglie d'ossido. Inoltre, tutto ciò che deriva dalle normative ambientali, quindi le normative per la riduzione delle emissioni delle polveri, permette il recupero di queste polveri, che nella maggior parte dei casi sono ricche di metalli, sono ricche di zinco, di ghisa, e quindi queste polveri vengono reinviate al recupero. Inoltre, come nel caso di Feralpi, anche ABS si è dotato a partire dal 2007 di un impianto di recupero della scoria che viene prodotta durante il processo fusorio, e sostanzialmente da questo recupero e maturazione otteniamo un materiale che è assimilabile, un aggregato che è assimilabile a tutti gli effetti ad un materiale da cava, un minerale da cava. Quindi con questo materiale ABS è in grado di produrre, di contribuire sostanzialmente alla costruzione di strade, perché questo prodotto diventa un prodotto a tutti gli effetti marcato CE, che viene chiamato Eco Gravel, e che viene utilizzato per la produzione degli asfalti, viene utilizzato nei calcestruzzi, ma allo stesso tempo abbiamo fatto una differenziazione, differenziando la scoria già durante i processi produttivi e producendo un secondo materiale, quindi un Eco Gravel di tipo bianco, che essendo ricco di calce può essere utilizzato nella stabilizzazione delle terre, quindi è un materiale che viene richiesto, ma allo stesso tempo è un materiale che può essere riutilizzato all'interno dei nostri processi, proprio perché ricco di calcio. Da questo punto di vista, giusto per dare un numero, negli ultimi anni sono state costruite circa 800 km di strade tra il Friuli, il Veneto e la Slovenia con questo tipo di materiale. Giusto un cenno veloce, ma condivido quello che è stato detto precedentemente: è fondamentale, sono fondamentali le operazioni, giusto per enfatizzare l'economia circolare, per riuscire a creare più prodotti che possono entrare all'interno del circolo virtuoso dell'economia circolare. È fondamentale il miglioramento continuo, l'investimento in formazione, l'investimento e la creazione in consapevolezza. In questa prospettiva ABS sta investendo tantissimo in formazione per essere portatrice e promotrice di cambiamento, sia verso l'esterno che verso l'interno, e quindi di conseguenza ha attivato e sta attivando numerosissimi progetti di ricerca, sviluppo, innovazione, dove per ricerca e sviluppo intendo proprio l'attività che si fa di ricerca di base o di sviluppo industriale con partner tipo università e centri di ricerca, ma innovazione anche con altri partner industriali,
che sono, possono essere all'interno del nostro gruppo, ma che possono essere anche all'esterno, in un'ottica di quella che viene chiamata open innovation, quindi condivisione delle attività e creazione di creazione del, del famoso sistema, come si faceva presente prima. I progetti da questo punto di vista devono essere volti alla creazione di nuovi impianti per di impianti innovativi per esempio l'efficientamento energetico, l'utilizzo della digitalizzazione spinta per il controllo migliore dei processi, ma allo stesso tempo per poter avere dei dati da sfruttare in ambiti diversi, come per esempio quello dell'ecodesign. L'ecodesign, per il quale abbiamo attivato alcune collaborazioni con università, varie università italiane, per l'ecodesign che serve per generare meno rifiuti oppure recuperare una frazione maggiore. Questo partendo già dalla concezione delle leghe oppure del processo, ma allo stesso tempo serve per prevenire la produzione di rifiuti, accompagnato anche dalla differenziazione del rifiuto nella sua genesi. Inoltre la ricerca e sviluppo devono aiutare ad individuare quelli che oggi sono rifiuti, ma che possono essere tranquillamente dei byproducts, al fine di generare nuovi prodotti da utilizzare internamente o esternamente, questo permettendo anche di creare nuove linee di prodotto, da anche eventualmente differenziare con nuovi modelli di business. Benissimo, grazie. Grazie Antonio Iaia, complimenti anche ad ABS per i tanti bei progetti che state portando avanti. Adesso velocemente con Rocco Andrea Iascone di Ricrea, eccolo in collegamento, benissimo, ben ritrovato. Allora, la seconda domanda, se diciamo fino a una decina di anni fa la maggior fonte di introiti, diciamo così, per Ricrea era rappresentato dal contributo ambientale del CONAI. Oggi invece la situazione è un po' cambiata, deriva dalla gestione diretta del rottame in stretto legame con il mercato. Siete ormai un anello a tutti gli effetti della filiera dell'acciaio. Da questo punto di vista, che cosa ci racconta per l'anno in corso? Mi ha fatto piacere vedere che c'eri anche tu. Sì, dai, sta posta. Una casa io oggi. Che ha no, il silenzio qui, della casa. Abbiamo qualche problema tecnico. Te? Ecco, adesso no, ci risei. Parte è rientrata in ok, azienda. Dicevo, fino a qualche tempo fa il sostentamento del consorzio di Crea era appunto, come diceva, il contributo ambientale CONAI, che praticamente altro non è che un contributo che i produttori di imballaggi in acciaio, gli utilizzatori, i venditori della materia prima, i commercianti davano per ogni tonnellata di imballaggio prodotto, di materiale prodotto nuovo. E dal momento che comunque il consorzio Ricrea è un consorzio privato senza fini di lucro, si sosteneva esclusivamente con questo tipo di entrata. Da ormai 10 anni invece l'entrata principale ormai è quella che deriva dai ricavi della vendita di rottame. Questo è stata una rivoluzione molto importante perché consente di diminuire notevolmente il contributo ambientale, che in questo caso lo pagano certo le aziende, ma
comunque sarebbe un costo che devono sostenere. E adesso siamo arrivati ad avere una proporzione di 70% sostentamento da vendita di rottame e un rimanente 30% da contributo ambientale CONAI, che nel tempo è andato sempre diminuendo. E adesso l'ultima diminuzione sarà da 18 euro a tonnellata a 12 euro a tonnellata da gennaio 2022. Questo ulteriormente ci pone come uno degli anelli della filiera dell'economia circolare dell'acciaio e in questo caso degli imballaggi in acciaio. Ed è diciamo una strada che ormai è stata iniziata da 10 anni e che continueremo a percorrere proprio per cercare di gravare il meno possibile sulle aziende che producono gli imballaggi in acciaio. E nell'ambito di questa catena, di questo anello, al di là del diciamo delle di questa attività, l'altro accento su cui vorrei portare un po' l'attenzione è l'attività di sensibilizzazione che il consorzio deve fare sia chiaramente nei confronti dei cittadini che fanno la raccolta sono chiamati a fare la raccolta differenziata, ma anche nei confronti delle aziende e degli stakeholder più importanti su cui il consorzio si interfaccia quotidianamente. E noi abbiamo una serie di attività, per esempio per le scuole di ogni ordine e grado, come che vanno dalle elementari fino alle superiori, hanno solo dei progetti completamente gratuiti che offriamo alle scuole, che vanno da Barabari Cicloclo per le scuole elementari, Riciclic per le scuole medie e Yes I Can per le scuole superiori, ma poi abbiamo anche un'attività molto intensa a livello social, dove a seconda di abbiamo più canali a seconda del tipo della fascia di persone che vogliamo andare a colpire. Quindi, per esempio, abbiamo un format, una pagina che si chiama Rompiscatole in cucina per tutta quella parte di raccolta che riguarda gli imballaggi food e che quindi si rivolge a chi decide di fare la spesa in casa, e quindi è un sito dove mixa ricette di food blogger e anche ospitate di persone di riguardo per il consorzio, dove vengono a raccontare qual è il rapporto con il consorzio e magari cucinando una ricetta. Poi tutta un'attività legata al territorio, perché essendo il consorzio a livello nazionale e operando per i comuni, deve andare con azioni di comunicazione molto in profondità e parlare ai cittadini cercando di capire quali sono le problematiche di un territorio che riguardano la raccolta differenziata e trovare soluzioni per implementare la raccolta, le percentuali di raccolta, e quindi sono campagne che vanno che vengono fatte assieme ai comuni o al gestore della raccolta. In questo momento ne abbiamo in atto una nel comune di Genova, una campagna affissioni e social, dove spieghiamo, individuiamo quali sono gli imballaggi in acciaio e come nel territorio vengono raccolti e qual è il percorso
che viene fatto. Ultimamente abbiamo fatto anche un'attività che si chiama Capitan Acciaio, che va nelle in tre giorni viene fatta un'attività street nelle città che vengono coinvolte, e per far capire anche lì ai cittadini che non tanto far riconoscere il marchio Ricrea, noi non siamo un'azienda che vende qualcosa o produce generi alimentari, quantomeno di consumo, ma far capire che Ricrea fa parte nel loro territorio di gruppo, di una squadra che è formata da, non solo dai cittadini, ma dal comune, dal gestore della raccolta, fa sì che l'imballaggio che loro raccolgono poi va in acciaieria, e in ogni città vengono coinvolti gli attori di questa squadra, che sono poi in realtà gli enti e i soggetti che i cittadini riconoscono. Quindi tutto va nella direzione per appunto arrivare sempre a parlare dei nostri mezzi di sostentamento come con le proporzioni che dicevo prima su entrata da ricavi da vendita di rottame e sempre meno da CAC, ma ad affiancare questo c'è tutta un'attività di comunicazione, di sensibilizzazione che va a sostenere poi quello che è di cercare di ottenere per i vari comuni il maggior numero di percentuali di raccolta differenziata dei nostri imballaggi. Grazie Rocca Andrea Iascone. Bene, allora ci rivediamo presto sicuramente al prossimo appuntamento del Salone. Torniamo qui in studio, appunto al Salone della CSR. Non voglio essere poco cortese con le nostre due ultime ospiti, ma abbiamo 10 minuti a disposizione, dunque chiederei anche a voi in questo senso la sintesi. Allora, Costanza Levera, partiamo da te, responsabile marketing e comunicazione di Mare Aperto Foods. Dove ha portato la vostra ricerca e sviluppo e quali sono i vostri prossimi step? 5 minuti. Il lavoro sulla sostenibilità chiaramente è un percorso che deve avere degli obiettivi intermedi, ma non finisce mai sostanzialmente. Quindi l'azienda contribuisce a 15 dei 17 Sustainable Development Goals dell'ONU, e 15 sarebbero tante cose da raccontare che è difficile raccontare in 5 minuti. Prima ci siamo concentrati appunto sull'economia circolare rispetto a qualcosa che magari è un po' più interessante perché più originale e innovativo, che è appunto il fatto che sfruttiamo il 100% della materia prima e di come la riutilizziamo. Abbiamo accennato al fatto che l'azienda è carbon neutral ed è qualcosa sicuramente di molto importante. Abbiamo parlato poco per esempio di un altro pallino dell'azienda, che è quello del risparmio di acqua e del riutilizzo e anche dell'economia circolare sull'acqua, che noi appunto con diversi metodi e metodologie e proprio investimenti riusciamo a recuperare e riutilizzare. Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto un risparmio del 30% dell'acqua utilizzata per la produzione. Non abbiamo parlato per esempio del fatto che un modo per evitare lo spreco nel nostro settore è anche quello di cercare di rendere il consumatore consapevole. Per esempio noi collaboriamo con Too Good To Go, che è un'applicazione che ha come mission la riduzione dello spreco alimentare. Tra l'altro sabato ci sarà anche la giornata mondiale dell'alimentazione indetta dalla FAO, quindi avremo occasione anche come azienda di tornare su questi temi e raccontarli. Forse non tutti sanno che l'olio della lattina può essere riutilizzato e non fa male. Se riutilizzato bene, fa bene, perché come dicevamo assorbe anche le sostanze nutritive e le proprietà del tonno stesso, quindi parliamo di omega 3, di vitamina D e tutto questo magari non è banale,
ma siccome molte persone non lo sanno, e che cosa fanno? Versano l'olio della lattina nel lavandino, cosa che ovviamente non fa bene ai nostri mari. La maggior parte delle aziende, e noi lo stiamo facendo già da un po', sono passate, stanno passando molti prodotti a versioni con un ridotto quantitativo di olio nella lattina, per appunto così evitare lo spreco o il rischio che il consumatore compia questa azione. Però ecco, visto che oggi ci siamo concentrati su una materia prima che serve per noi per confezionare il nostro prodotto, vorrei aggiungere qualcosa sul packaging ancora, che è un altro aspetto molto importante chiaramente della sostenibilità per un'azienda come la nostra. Allora, noi intanto utilizziamo non solo acciaio per le lattine, utilizziamo anche pantacarta, perché come voi sapete negli scaffali trovate i cluster da 3, da 4, multilattina. Quindi quella carta noi ci siamo preoccupati del fatto che fosse, intanto è riciclata per il 94%, tutto il packaging è riciclabile il nostro, questo lo diamo per assodato. In più la carta è riciclata per il 94% ed è certificata FSC, quindi proveniente da foreste gestite in modo responsabile. Tornando all'acciaio, anche l'acciaio che utilizziamo è riciclato, attualmente per circa il 60%, 58% la banda stagnata e 63% l'alluminio. Queste sono cifre che dobbiamo ovviamente continuamente migliorare, anche per esempio i cartoni esterni sono in gran parte in carta riciclata, quindi l'attenzione è per noi a 360 gradi su tutti gli aspetti della sostenibilità. Non ne vogliamo dimenticare nemmeno uno, perché appunto questo programma WeSee che stiamo portando avanti per noi è il perno su cui abbiamo incentrato il nuovo posizionamento di marca, perché abbiamo un'azienda alle spalle che appunto fa questo addirittura dagli anni 60, quindi vogliamo che anche il consumatore sia consapevole che si può fare qualcosa anche con questo gesto che è l'acquisto della lattina. Tornando, ultima cosa, solo all'economia circolare che riguarda la materia prima, è interessante sapere che lavoriamo anche ingredienti che guardano molto al futuro, nel senso che dovrebbero servire a promuovere uno stile di vita sano, soprattutto legato al fatto che l'età media si alza, quindi è un mondo più longevo e sempre più serviranno ingredienti per vivere bene questa longevità, e questi ingredienti possono venire anche dal tonno e dall'economia circolare che lo riguarda. Benissimo. Grazie mille. Benissimo Costanza Levera, complimenti anche a Malaperto Foods. Veniamo all'ultimo intervento, non per minore importanza, Laura Miotto di Verallia, che in pochi minuti ci racconterà di un progetto pilota molto interessante con Costa Crociere e l'oleificio Zucchi. Prego. Andrei dritta al video, così recuperiamo anche un po' di tempo. Savona, caricate su il camion,
trasportate nel nostro centro di recupero del vetro vicino a Savona. Il vetro torna ad essere materia prima, viene immesso nei nostri forni fusori così com'è. Torna ad essere una bottiglia d'olio. La bottiglia viene spedita a oleificio Zucchi, quindi viene nuovamente riempita. In questa partnership c'è anche una cooperativa di lavoratori che raccolgono le olive, quindi il sostegno va anche alla cooperativa e le bottiglie tornano sulle navi da crociera con una comunicazione mirata. Quello che è stato fatto con Costa è proprio destinare l'etichetta al progetto di sostenibilità, quindi spiegandolo, perché ovviamente è una storia che va spiegata al consumatore finale. Questo è un esempio di progetto di economia circolare e fortemente voluto da Costa Crociere. Ci tengo a precisare che è un progetto che è nato come progetto pilota prima della pandemia, al momento è in stand by perché Costa ovviamente è concentrata sul rilancio delle crociere. Ma è un modello, io l'ho portato perché un modello così si può replicare, può essere replicato da qualsiasi produttore di food. Quindi è proprio un esempio di economia circolare. Dal contenitore si torna alla produzione dello stesso contenitore, informando il consumatore finale. Riuso e riciclo del packaging in vetro, esatto. Economia circolare, esatto. Perfetto. Benissimo, allora mi dispiace del poco tempo a disposizione, però mi sembra che abbiano dato un quadro delle rispettive aziende sicuramente esaustivo, si stanno facendo tanti passi avanti in Italia. Torno a una delle parole d'ordine iniziali, è quello di fare sistema, ecco, tutti insieme possiamo sicuramente migliorare le prestazioni del nostro bel paese, sia nel privato che nel pubblico. Allora, grazie ancora e allora il prossimo appuntamento all'edizione 2022 del Salone. Grazie ai nostri ospiti. E grazie a voi.